Buongiorno, benvenuti. C'è un nuovo appuntamento per la presentazione, la spiegazione del 7° incontro mondiale delle famiglie, ormai alle porte. Quella di oggi è un incontro importante perché entriamo sempre più nella concretezza del nostro incontro per comprenderne la natura e soprattutto la portata. Sono con noi l'Arcivescovo di Milano, il Cardinale Angelo Scola, il prefetto di Milano, il dottor Gian Valerio Lombardi, Monsignor Erminio Descalzi, il presidente della Fondazione Milano Famiglie, il dottor Daniele Conti, consigliere delegato della Fondazione Milano Famiglie e il professor Luigi Campiglio, professore ordinario di politica economica all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Spiegherò poi la natura dei loro interventi. Comincerei dando la parola a Monsignor Erminio Descalzi, il presidente della fondazione che sta organizzando il 7° incontro mondiale delle famiglie, per qualche breve aggiornamento sui numeri, un intervento conciso ma che ci aiuta a capire come sta lavorando la macchina organizzativa. Grazie Monsignor Descalzi. Innanzitutto saluto Sua Eminenza, il prefetto, il professor Campiglio e ciascuno di voi, e ringrazio per questa partecipazione numerosa a questo nostro incontro. Devo dire, per non dare i numeri, solo inquadrarli dentro i pochi giorni che ci mancano, siamo alla vigilia dell'evento, l'attesa è grande, l'ospitalità cordiale. Abbiamo avuto più disponibilità di posti rispetto al numero delle richieste e la macchina organizzativa gira a pieno ritmo, un po' frenetico ma sereno. Siamo abbastanza sereni. Spero ci aiuti il bel tempo. Io sono ottimista. Benedetto XVI sentirà sin dal suo primo arrivo il calore e l'accoglienza della Chiesa e della città di Milano. Sarebbe bello, e qui dovete aiutarci anche voi, che lungo il percorso che la Papa Mobile compirà dall'aeroporto fino a Piazza Duomo, venerdì arriva in Piazza Duomo alle 17:30, potesse cogliere subito la gioia e la fede dei milanesi. E vorremmo fare un invito a tutte le comunità parrocchiali toccate dal percorso che davvero fossero protagonisti di questa gioia e di questa accoglienza. Ci prepariamo ad un evento di fede. Accogliere il Papa è per noi credenti una cosa importante, di, noi diciamo, universalità. Verranno le famiglie da tutto il mondo, si potrebbe dire con termini laici di mondialità. Un'esperienza di Chiesa, di una Chiesa attenta ai problemi della gente, estroversa, missionaria, compagna di viaggio di tutte le famiglie che hanno i loro problemi, ma ci sono tante belle famiglie che noi vedremo in questo evento. Poi un evento di collaborazione tra Chiesa e istituzioni. Devo dire che è stato bello lavorare insieme, faticoso, perché l'organizzazione non è semplice, dai visti ai ticket restaurant, alle assicurazioni, alla predisposizione dei siti, eccetera. Però bellissima collaborazione tra Chiesa e istituzioni, comune, provincia, regione, e voglio in maniera significativa ringraziare il prefetto che è il commissario governativo per questo evento. Il tema è un tema di riflessione e di approfondimento. Noi abbiamo anche delle cose da mettere in luce, dei particolari, degli eventi, ma credo sia, tocca a voi anche dare un tono a questa riflessione e approfondimento delle esperienze fondamentali della vita di una persona, che sono l'amare, la famiglia, l'edificare il mondo, il lavoro, e l'umanizzare il tempo, la festa. E su questo tema i cristiani potrebbero fare la differenza con il tema della domenica. Sarà occasione per dialogare non solo con i fedeli credenti, perché il tema si presta, ma anche con tutti coloro che nella società riflettono su questi valori. E sarà un'occasione per imparare, io uso questo verbo,
dai racconti delle famiglie di tutto il mondo e ascoltare il bene che c'è in famiglie dai volti diversi dai nostri. Termino dicendo che sul tema della famiglia si gioca tanto del futuro della società e della Chiesa. Do i numeri. I fedeli attesi per la messa del pontefice sono 1 milione. I partecipanti previsti alla festa delle testimonianze, che è alla sera del 2 a Bresso, dove parleranno le famiglie di tutti dei 5 continenti, ci sarà poi anche festa, musica, poi Davide, tu su queste cose che sei il comunicatore ti esprimi meglio. I pass scaricati per accedere al Milano Parco Nord, aeroporto di Bresso, sono 300.000. No? Quelli che si sono iscritti, io voglio ringraziare quelli che si sono iscritti perché ci hanno aiutato nel dirigere i flussi dei trasporti, eccetera. Però adesso accogliamo tutti. E spero che siamo capaci di accoglierli con ordine. Questi li ringrazio in maniera particolare perché hanno dato l'adesione, non c'è iscrizione, c'è l'adesione, per cui hanno il pass. Adesso tutti sono ben accolti. I visitatori previsti alla Fiera Internazionale della Famiglia, ci sono più di 100 stand, prevediamo 50.000. I posti letto messi a disposizione da 11.000 famiglie sono 34.000, li trovate forse in cartella poi. I posti previsti per l'accoglienza leggera, cioè la notte del sabato 2 con sacco a pelo eccetera, 50.000. 5.000 le persone che hanno dato la propria disponibilità a impegnarsi come volontari. Devo dire, ho visto dei pensionati, della gente, qualcuno ha dato anche 3 mesi di tempo. Io vorrei ringraziarli, questi insieme a un altro gruppo che l'abbiamo chiamati i ROL, che vuol dire responsabili organizzativi locali, 606, ma questi proprio personaggi che ci hanno aiutato in una maniera straordinaria a far planare bene l'evento. Dicevo, i volontari 5.000, poi ci saranno tutti gli altri volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa, no? Il congresso è stato il congresso internazionale teologico pastorale, dove più della metà provengono dall'estero, in particolare dal Sud America, dall'Africa e dall'Europa, sono già 6.000 iscritti. Un congresso che dura 3 giorni con relazioni fondamentali al mattino, tavole rotonde al pomeriggio, viene anche dislocato in un pomeriggio nelle diocesi della Lombardia, e accanto a questo c'è anche il piccolo congresso dei ragazzi su questa tematica, sono 900 iscritti, poi ne parli tu. Euro raccolti per il Fondo Accoglienza Famiglie del Mondo. Questo è sempre aperto, 50.000 euro, speriamo che si desti, il numero di conto corrente sul quale si può fare le donazioni è qui scritto, e se voi lo mettete con evidenza nel vostro giornale vi sono molto grato. I giornalisti accreditati, 1023. È a venerdì 18 maggio, oggi. Ecco, io ho finito, ho già preso troppo tempo, grazie. Grazie. 2 indicazioni di carattere preliminare per inquadrare poi brevemente la caratterizzazione e l'entità, diciamo, dello sforzo organizzativo. Intanto evidenzierei che la Diocesi di Milano ha deciso, per affrontare un'iniziativa di carattere straordinario, di creare un ente che avesse le caratteristiche peculiari di organizzare questo evento, quindi un ente di scopo, una fondazione che permettesse di sviluppare una serie di attività e di iniziative con una caratterizzazione specifica.
che è appunto la Fondazione Milano Fondi 2012. Analogamente, un altro aspetto che va sottolineato in fase preliminare è che questo evento è stato dichiarato grande evento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza però che venisse previsto un budget di spesa a fronte della dichiarazione di grande evento. Questa è stata una delle preoccupazioni che abbiamo condiviso con il signor Prefetto qui presente. E questo, diciamo, rappresenta un punto di partenza. Vorrei sottolineare le caratteristiche, gli elementi fondamentali delle tre principali manifestazioni che compongono il programma ufficiale, che poi è stato arricchito ed è arricchito da una numerosissima quantità di iniziative collaterali, sulle quali però non ci soffermeremo. Parliamo del Congresso Teologico Pastorale, che si terrà dal 30 maggio al 1 giugno, dove appunto, come detto, si prevedono oltre 6.500, da un dato aggiornato a questa mattina, sono 6.500 complessivamente gli iscritti, e oltre 900 i ragazzi iscritti al convegno parallelo. La logistica individuata è il centro congressi MICO, che verrà sostanzialmente utilizzato nella sua totalità, quindi anche uno sforzo da questo punto di vista significativo. Poi abbiamo l'evento centrale che si svilupperà tra il 2 e il 3 di giugno, che avrà come logistica il sedime aeroportuale di Bresso e, diciamo, tutto il Parco Nord in senso generale. Entrando un attimo nel dettaglio di ciò che significa l'organizzazione del congresso, volevo evidenziare come parliamo di 6.500 congressisti, si aggiungono relatori, 200 circa relatori, volontari, espositori, personale di servizio, interpreti, hostess. Tutta la struttura di MICO Congressi è destinata ad ospitare questo evento, così come MICO garantirà attraverso il suo staff, i suoi operatori, gli allestimenti e la fornitura di tutti i servizi. È garantito un interpretariato nelle 7 lingue ufficiali, è previsto ovviamente il catering per tutti i congressisti e un articolato servizio di trasporti, perché questo è un congresso che ha anche una caratterizzazione, ha più sedi logistiche, una sede principale che è il MICO, che ospiterà tutte le mattine, ma in 2 pomeriggi su 3 ci saranno delle logistiche decentrate, in un pomeriggio nelle diocesi lombarde e un altro in punti significativi della città di Milano. Solo questo comporta, in termini di spostamento, definire piani di trasporto articolati che coinvolgono centinaia di mezzi pubblici. Questa parte dello sforzo organizzativo comporta e prevede un impegno di spesa di circa 2 milioni e mezzo di euro. Passando alla festa delle testimonianze e alla Santa Messa, vorrei premettere che da un punto di vista strettamente organizzativo questi rappresentano un solo grande sforzo e impegno, perché di fatto condividono gli aspetti logistici e quindi gli allestimenti dell'area, la costruzione del palco, la predisposizione dei servizi dei pellegrini sono destinati ad entrambi gli eventi. Diventa difficile probabilmente cogliere la complessità di questa attività, perché è un'attività che coinvolge 77 ettari di terreno, cioè tutto il sedime aeroportuale, che ha previsto il coinvolgimento di tutta una serie di attività preliminari, dalla messa in sicurezza dei perimetri, alla preparazione del terreno, alla realizzazione di tutti i palchi e gli allestimenti, la dotazione di tutti i servizi per appunto un numero di persone attese che, essendo elevatissimo, il più alto atteso a Milano. Sottolineo solo un aspetto: da un punto di vista organizzativo questo è il primo incontro ecclesiale di rilevanza mondiale che viene ospitato in Italia, non a Roma. Quindi da questo punto di vista è anche, come dire, un banco di prova oggettivo per una città come Milano, che pur avvezza ad ospitare eventi importanti e significativi, si trova di fronte a masse attese che non hanno riscontri nella storia recente, ma direi anche passata, della città. Questo, per inciso, evidentemente impone e ha richiesto uno sforzo che
parte dall'ente organizzatore, ma che poi si è esteso a tutte le istituzioni territoriali, a tutte le realtà, e l'attività fondamentale di coordinamento che il prefetto ha svolto ha permesso di tenere alto il coinvolgimento e la partecipazione di tutte queste realtà collegate. Per quanto riguarda la festa di testimonianza e la Santa Messa, voglio solo evidenziare, è un cantiere di oltre 2 mesi e mezzo, che oggi prevede la presenza di 40 aziende coinvolte per 150 operatori, ma attendiamo 70 aziende coinvolte nei momenti di punta, di allestimento, fino a 250 operatori, che vi è uno sforzo progettuale che è partito oltre un anno fa e che prevede in questo momento anche dei livelli di massima attenzione al tema della sicurezza sul lavoro e di tutto, quindi quella infrastrutturazione indispensabile per garantire l'esito. Tutta questa massa di attività comporterà un investimento di oltre 5 milioni di euro. Per quanto riguarda l'accoglienza, noi in questo momento attendiamo pellegrini da 153 paesi. Lo sforzo organizzativo della Fondazione è anche rivolto a garantire e a permettere soprattutto a coloro che avrebbero difficoltà economiche di essere presenti a questo evento, che ha una valenza mondiale esattamente grazie a questa diffusa presenza. L'accoglienza vuol dire anche garantire più di 5.000 volontari della Fondazione, oltre ad altri volontari che le realtà della protezione civile ai vari livelli metteranno a disposizione, e tutto questo, diciamo, sforzo anche di attenzione in particolare a chi arriverà da lontano e avrà difficoltà economiche è previsto come spesa in 850.000 euro. La Fondazione sta lavorando sostanzialmente dall'autunno del 2010, si è strutturata in forma crescente. In questo momento operano nella Fondazione 10 dipendenti, 17 tra consulenti e professionisti, e sottolineerei anche almeno 40 volontari professionali, nel senso con professionalità specifiche, che hanno dedicato mesi del loro tempo e che ci stanno aiutando moltissimo. A questo si aggiungono delle attività di comunicazione e ovviamente la macchina organizzativa e tutto, in particolare quel supporto informatico che diventa indispensabile al fine dell'organizzazione di un evento di questa natura, cioè programmi specifici che riescono a gestire la complessità delle iscrizioni e anche la gestione di tutta una serie di attività collaterali che consentono di gestire questa massa imponente di informazioni che dobbiamo analizzare, tenuto conto anche del fatto che l'obiettivo dell'accoglienza fa sì che l'accogliente e l'accolto devono trovare anche strumenti informatici che ci aiutino a collegarli. Questo insieme di attività ha comportato sostanzialmente come risorse umane a disposizione comporterà un costo complessivo di circa 1 milione di euro. Sul fronte della comunicazione è previsto un investimento di 250.000 euro, mentre in 500.000 euro è previsto il sostegno di tutti gli oneri legati all'organizzazione e all'informatizzazione dell'attività. Questo ci dice sostanzialmente che il costo complessivo di questa iniziativa è in questo momento stimato e previsto in 10 milioni e 200 mila euro circa. La copertura di questi impegni di fatto non è completamente raggiunta, tuttavia gli importanti sostegni che la Fondazione ha avuto e sta avendo ci lasciano sperare di poter raggiungere questo risultato, ma è uno sforzo ancora da portare avanti in maniera significativa. Volevo evidenziare due grandi tipologie di sostenitori, nel senso che abbiamo realtà che stanno sostenendo in termini liberali questa iniziativa e poi sostegni sul fronte delle sponsorizzazioni. Evidenzierei alcuni elementi che sono, ovviamente i principali sostenitori rientrano nell'ambito dell'istituzione ecclesiale, l'Arcidiocesi di Milano che ha costituito questo ente evidentemente, ma anche in modo significativo la Conferenza Episcopale Italiana.
La Regione Lombardia e alcune altre fondazioni di erogazione hanno garantito dei contributi significativi e poi appunto vi sono alcune realtà imprenditoriali, importanti realtà imprenditoriali italiane, che hanno associato la loro visibilità a questa iniziativa. Citerei il nostro main sponsor, che è il gruppo Intesa San Paolo, che ha sostenuto in maniera particolarmente significativa. Poi ve ne sono molti altri e la visibilità in qualche modo di questo panel di realtà e di istituzioni e di imprese è visualizzabile e visibile anche sul nostro sito. Molto grazie. Dunque, l'eccezionalità dell'evento ha suggerito l'opportunità di fare una valutazione più accurata delle implicazioni economiche in senso ampio, tangibili e intangibili di questo incontro mondiale. Io vi porto ora alcune considerazioni riassuntive di un lavoro che ha coinvolto un gruppo di ricercatori dell'Università Cattolica per qualche mese. E vorrei essere sintetico ma ragionevolmente completo. Allora, in primo luogo noi abbiamo una dimensione quantitativa che è stata prima accennata dal lato dell'effetto iniziale di risorse che sono state mobilizzate prevalentemente sull'area milanese, i 10 milioni di cui si parlava prima. Dato che si tratta di un evento così particolare e straordinario, noi abbiamo cercato anche di valutare quali erano le risorse coinvolte dalla mobilità di decine, centinaia di migliaia di persone che provengono e dall'interno del paese e da fuori il paese. Abbiamo fatto un lavoro veramente accurato per, avendo in mente, come posso dire, un partecipante sobrio, quindi che non si dà, pur essendo a Milano, non fa visite in posti troppo costosi, e nell'essere sobrio, nella sobrietà di questa configurazione, abbiamo immaginato anche delle stime prudenziali. Abbiamo cercato sempre di stare più a ribasso che nella media, ecco, più bassi della media, questo sicuramente. E così facendo abbiamo tenuto conto della enorme tipologia di figure che qui dentro sono rappresentate, perché ci sono persone che vengono da molti paesi del mondo, con tipologie, esigenze diverse. Ecco, di tutto questo noi abbiamo tenuto conto nel mettere, diciamo, dei numeri a fianco di ogni situazione. Ecco, quello che ne è venuto fuori è una stima nostra, diciamo, prudenziale, di circa 56 milioni di euro come spesa indotta, diciamo, e che ricade in aggiunta a quella che prima si è detto sul territorio milanese e che riguarda in gran parte le spese legate alla vita quotidiana, diciamo, di decine di migliaia di persone che saranno in città, e anche ovviamente all'alloggio, tema su cui torno fra un momento, che è una questione che ha trovato una qualche equilibrio e soluzione nel modo che vi racconto. Quindi 56 milioni, ecco, per rimanere al numero aggregato. Ribadisco, è la stima prudenziale ancora di più in questo caso, perché è tra, diciamo, prassi nelle valutazioni economiche di questo genere calcolare una sorta di effetto ulteriore di moltiplicatore, diciamo, dell'1,2, 1,3, 20, 30% in più. Non l'abbiamo fatto, quindi è 56 milioni il punto. E nel dire questo vorrei anche aggiungere che
abbiamo calcolato con grande onestà intellettuale questa cifra, consapevoli del fatto che l'impatto vero, secondo noi, è un altro, e cioè in primo luogo è l'oggetto di questo incontro. L'incontro mondiale delle famiglie, lo ricordo, è stato preceduto e avvicinato da, direi, almeno un anno di incontri, dibattiti in giro per tutta l'Italia. Non farei torto a qualunque località se citasse un luogo, e davvero questo ha promosso una consapevolezza sull'istituzione della famiglia, sulla questione del lavoro, sulle modalità con cui tutto ciò si raccorda, straordinariamente forte. Non è esagerato dire che oggi noi sappiamo di questi aspetti molto di più, conosciamo molto di più di quanto conoscessimo un anno fa, a oggi. Questo è il primo punto. Il secondo punto importante non è il fatto della pura conoscenza, che peraltro si manifesterà, come avrete modo di vedere, in una festa del libro sulla famiglia, che è un fatto completamente nuovo. Si tradurrà, dicevo, in un dibattito, anzi si sta già traducendo, in un dibattito aperto sulle proposte, perché noi stiamo vivendo un periodo davvero difficile. La crisi è epocale, come io sono un economista, come a volte ribadisco e ripeto, la crisi è epocale, ma è anche un momento di straordinario interesse per indirizzare diciamo, l'economia, la società, le famiglie e le imprese in direzioni nuove. Di questo abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di conoscere, ma abbiamo bisogno di conoscere per agire. Ora, questa settimana, certamente le settimane che precedono, poi la settimana centrale, offrirà secondo me, un forziere, uno scrigno di nuova conoscenza finalizzata a nuove idee. Abbiamo bisogno di uscire dalla crisi, e certamente questo è, a mio parere, l'impatto più importante per il Paese, e come abbiamo imparato nella volatilità di queste ultime settimane, è importante per un Paese, così importante per l'Europa, che se non è ciò che accade in Italia in questo momento, diciamo, può influenzare non solo l'Europa, ma anche il resto del mondo. Quindi a questo non voglio attribuire più responsabilità del necessario, ma certamente possiamo dire qualcosa di nuovo. Cogliamo questa occasione e, a mio parere, le condizioni ci sono. Il secondo aspetto intangibile è Milano. È Milano che nei nostri ragionamenti sull'impatto economico per Milano ci è piaciuto caratterizzare con degli aggettivi che nella moda dei rating di questi tempi rappresentano non 3 ma 4 A, perché l'abbiamo chiamata la città ambrosiana, aperta, accogliente e attraente, perché noi in tutto questo certamente ci ritroviamo a Milano. Mi piace, e poi parlerò se ci sono delle domande, ma mi piace almeno citare un paio di fatti che dovrebbero attirare l'attenzione non puramente economica, ma di tipo qualitativo. Abbiamo presenti, ho scordato il numero perché cambia ogni momento, 153 paesi in questo momento partecipano, abbiamo partecipanti da 153 paesi. Noi abbiamo anche analizzato la composizione, da dove vengono, ed è interessante osservare che
c'è una certa corrispondenza fra la struttura, diciamo, di questi partecipanti e coloro che a Milano, immigrati, già vivono e lavorano, e la le comunità milanesi, straniere fra virgolette, sono numerose, diciamo 200-250 mila a seconda delle stime. Tutto questo è un patrimonio di straordinaria importanza e ricchezza, che pure può trovare in questa occasione una enorme valorizzazione, non solo dal punto di vista dell'integrazione, ma anche dal punto di vista di una capacità di trasmettere a queste persone una visione, un'idea di Milano positiva, positiva, proiettata sul futuro. E guardate che si parla molto di investimenti diretti, ma i migliori messaggeri degli investimenti diretti, ce lo dicono anche alcune ricerche, sono proprio questi, cioè la cultura milanese ambrosiana. Secondo dato che a me ha colpito è questo, l'offerta, la risposta delle famiglie milanesi alla richiesta di ospitalità di stranieri è stata veramente elevata. E va valutata non tanto in relazione al numero di persone che attendiamo per domenica, molto elevato, diciamo, ma va valutata rispetto all'offerta tradizionale. Queste sono persone che sono famiglie, diciamo, sono famiglie, persone normali, non è il turismo d'affari. E dovete pensare che l'offerta di famiglie, altre istituzioni, a partire dalle parrocchie, escludendo il sacchiappelo di cui si parlava prima, è maggiore ragionevolmente dell'offerta privata disponibile da parte di una struttura ricettiva alberghiera pur ricca, ma diciamo l'accoglienza, ecco l'altra termine a cui accennavo, l'accoglienza milanese ha dimostrato di essere ancora più rilevante e importante di quanto il mercato, diciamo, in senso tradizionale riesca a fare. Quindi chiudo. I numeri che vi ho citato all'inizio, quantitativi, non fanno giustizia se non accompagnati da una valutazione qualitativa dell'evento, che può dare molto alla città di Milano, ma anche al paese. Grazie. Grazie. Intanto volevo rivolgere il mio saluto e ringraziamento a Sua Eminenza il Cardinale Scola, a Monsignor Descalzi e a tutti i suoi collaboratori per il modo veramente proficuo ed eccezionale con cui abbiamo messo in campo una collaborazione, come diceva Don Erminio, fra la Chiesa e le istituzioni, particolarmente delicata e complessa, perché organizzare un evento del genere, anche per le ricadute che ci sono sul piano dell'organizzazione della città, credetemi, è stata cosa non facile. Siamo partiti anche noi da qualche mese, prima abbiamo preparato un lavoro di condivisione con tutti i soggetti che a vario titolo sono stati chiamati a dare man forte per l'organizzazione. E recentemente abbiamo poi nominato una serie di delegati del commissario con la responsabilità di gestire gli aspetti principali che riguardano questa visita. Per esempio pensiamo ai trasporti, è stata messa in campo una macchina organizzativa importante per assicurare i trasporti di centinaia di migliaia di persone. Quindi a questo riguardo devo esprimere anche un pubblico ringraziamento a Regione Lombardia, al Comune di Milano, alla Provincia di Milano, ma anche a tanti altri enti che hanno dato un apporto organizzativo di primo piano. Anche per esempio l'organizzazione della viabilità pone problemi di particolare delicatezza anche per garantire la sicurezza del Santo Padre. La stessa sicurezza è stata affidata alla responsabilità del Questore, che ha preparato un piano molto articolato, molto dettagliato, dovendo anche avere cura di garantire gli aspetti non solo della sicurezza del Santo Padre, ma anche di tutti i partecipanti
a questo incontro che per le dimensioni che abbiamo evidenziato sono di prima grandezza. Anche l'apporto dei volontari della polizia locale è stato organizzato in maniera specifica, la stessa accoglienza che riguarderà questi numeri così grandi è stata benissimo organizzata dalla Fondazione, ma l'evento ci ha posto anche tutta una serie di problemi, che ne accenno solo alcuni per non tediarvi, perché a questo punto è stato già detto quasi tutto, ma per esempio fare delle sale operative dedicate, potenziare il settore per esempio delle comunicazioni, perché la zona di Bresso dal punto di vista delle comunicazioni anche di telefonia mobile non era la migliore che avessimo in provincia di Milano. Abbiamo avuto il coinvolgimento e ringrazio molto anche il sindaco di Bresso, il sindaco di Sesto San Giovanni, il sindaco di Cinisello Balsamo e tanti altri sindaci ancora per la collaborazione che hanno dato all'evento, in quanto il sedime di Bresso è un sedime che riguarda l'attività di più comuni. Un ringraziamento va fatto anche all'Aeroclub di Bresso, che responsabilmente è venuto incontro alla nostra esigenza di occupare il sedime per circa un mese, quindi creando involontariamente anche delle, diciamo, ricadute sull'attività di volo degli iscritti all'Aeroclub. Però quello che veramente mi ha colpito è questa risposta, questo spirito proprio di collaborazione veramente sentito, veramente convinto, e soprattutto la consapevolezza, ecco, che un forum mondiale delle famiglie a Milano costituisce veramente, adesso al di là della denominazione ufficiale, un grande evento che riscopre il valore della famiglia come cellula fondante della società, e questo mi pare, a mio avviso, l'aspetto più significativo di questo evento, al di là poi di tutte le altre considerazioni che lascio alla cura di Sua Eminenza il Cardinale. Grazie. Il fatto che c'è una presenza così rilevante di persone che viene da fuori ovviamente caratterizzerà le giornate come giornate importanti nei quali si potranno profilare anche alcuni problemi, insomma, che un'organizzazione così rilevante sicuramente pone. Però l'accoglienza, che è un fatto specifico della Fondazione, che si è organizzata anche per accogliere nelle famiglie, in altri luoghi ricettivi, tutti i pellegrini che verranno, mi sembra che sia stata fatta con grande professionalità, insomma, io credo che Milano saprà rispondere bene a questo evento, insomma, essere in grado di fare un'accoglienza adeguata e anche di garantire la sicurezza di tutte le persone che verranno a Milano. Congresso dei figli, e questo da due punti di vista. Anzitutto perché abbiamo i loro genitori che fanno il congresso degli adulti in contemporanea. Abbiamo appunto 5.600 adulti e 900 ragazzi, e quindi questo consentirà alla sera di poter condividere quanto vivono in contemporanea e in parallelo sugli stessi temi. Ma è il congresso dei figli, perché anche se non ci fossero appunto i loro genitori, i ragazzi vengono considerati e approcciati in quanto parte di una famiglia, quindi sempre in relazione. Il simbolo unificante che abbiamo scelto è il giardino, perché ecco, Benedetto XVI ha fatto riferimento in modo espresso a Genesi 1 e 2 come, ecco, le pagine fondamentali per descrivere che famiglia, lavoro e giorno festivo sono doni e benedizioni per vivere un'esistenza pienamente umana, e il giardino sta incastonato in questi due grandi capitoli e consente di far vedere come il mondo è affidato alla famiglia e come il mondo è un compito, quindi c'è anche il lavoro, e come il mondo però è anche il luogo della festa, quindi consente di fare sintesi. I momenti in cui viene articolato il congresso dei figli sono quattro. Il primo è la famiglia come giardino in cui riconoscersi, quindi è il tema dell'immagine. Voi immaginate cosa vuol dire declinare questo per ragazzi di 3 anni e anche di 18 anni, quindi abbiamo studiato tutta un'articolazione. Quindi il tema di chi sono e di qual è la mia immagine. Poi abbiamo la famiglia che è il giardino della relazione, quindi scoprire che c'è l'altro, che è possibile una comunione, seppur fragile, che le relazioni vanno custodite.
con la famiglia il giardino della festa, che vuol dire scoprire le condizioni perché ci sia la festa, che sono la meraviglia, la riconoscenza e il senso del proprio limite. Senza questo non esiste festa. E poi infine il giardino per la festa della vita e dell'amore, stare nelle fatiche della vita in famiglia e non smettere di cercare l'altro. Ecco, i tempi sono i tempi che abbiamo indicato per il congresso, quindi mercoledì mattina il 30, mercoledì pomeriggio, il giovedì mattina il 31, il venerdì mattina. È un'equipe che è stata coordinata dalla Fondazione Milano Famiglia 2012 con Anima Tema di Famiglia, che è un progetto della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, con la Fondazione Oratori Milanesi, con l'Azione Cattolica della Diocesi e della Regione e con gli Scout Ageshi della Diocesi. L'ultima cosa che dico è che queste 5 fasce in cui sono divisi questi ragazzi, che vanno da 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14 e 15, 18, hanno anche un livello numerico che è abbastanza omogeneo, cioè vanno da 140 a 190 persone, quindi vuol dire che c'è stata un'adesione omogenea e poi ecco, vengono da oltre 50 nazioni e quindi vuol dire che sono un po' meno rispetto agli adulti che vengono al congresso, ma che le famiglie non hanno ritenuto un problema venire con i propri figli, ma anzi un'opportunità, e questo penso che sia un grande messaggio che vogliamo dare. Grazie. Molte grazie anzitutto Sua Eccellenza il Prefetto, Monsignor Descalzi, a tutti coloro che sono intervenuti e attraverso di loro il grazie ai tanti che stanno realmente lavorando assai alacremente per la buona riuscita di questo evento. Grazie anche a voi tutti che state dando ormai da tempo visibilità a questo incontro straordinario. Perché è straordinario? Perché finalmente ha riportato la famiglia nella sua valenza oggettiva al centro del nostro dibattito e al centro dell'attenzione non solo ecclesiale ma anche civile, e ha riportato la famiglia in senso oggettivo al cuore del nostro scambio, non soltanto a Milano, anche se a Milano realmente in un modo straordinariamente efficace ed evidente, ma nel paese e a livello di tutta la realtà. Mi sono domandato, perché devo dire, quando sono giunto a Milano ho da una parte ammirato il coraggio del Cardinal Dionigi nell'aver accettato una simile proposta da parte del Santo Padre e del Pontificio Consiglio per la Famiglia, ma ero un po' dubbioso che si riuscisse a far percepire a tutta quanta la nostra realtà il valore e la forza di una scelta come questa, in un momento in cui si discute molto di famiglia a proposito e a sproposito. Ma ho visto realmente col passare del tempo che il fatto si è imposto, e mi sono domandato il perché. Mi sembra che i motivi sono due. Il primo, la genialità del tema, aver collegato famiglia a lavoro e a festa e riposo. Questo è un tema di grandissima attualità, non soltanto di attualità cronachistica, ma di attualità sostanziale, perché ci sono delle dimensioni permanenti proprie dell'esperienza comune ad ogni uomo, di ogni tempo e di ogni luogo, che proprio perché permanenti, con le quali ognuno di noi deve rischiare tutti i giorni, che sono sempre attuali. La capacità di mettere insieme, di fare unità tra questi due aspetti con i quali dobbiamo giocarci tutte le mattine dopo la strana parentesi del sonno, è stato secondo me uno degli elementi cardine del successo, dell'accoglienza di questa iniziativa. Chi è l'uomo che non deve tutti i giorni misurarsi con la dimensione affettiva, con quella lavorativa, con quella del riposo? E la scelta geniale del tema è che ci ha tutti condotti a mettere al cuore l'esperienza
dell'io, dell'unità dell'io, senza la quale un uomo non sta in pace e non è quieto, e nello stesso tempo a scoprire che l'unità dell'io passa attraverso, inesorabilmente attraverso la relazione, e nella famiglia si fa una esperienza originaria e straordinaria dell'io e dell'io in relazione. Fin da bimbo sono chiamato per nome, questo mi dà consistenza, mi fa capire che sono un bene, il sorriso di mia madre me lo fa intuire, e questo mi spalanca la vita come a una promessa. La vita diventa veramente una bella avventura che mi porta verso il futuro, e questo mi fa accettare la dimensione inevitabile di compito e di sacrificio che è dentro l'attuazione di ogni promessa. Imparando queste relazioni primarie, ecco che l'uomo fin da piccolo, fin da piccolissimo, fin dalla scuola materna, incomincia a interloquire con il cosmo, con il mondo, con gli altri, perché la scuola è l'inizio del lavoro, è la modalità con cui i piccoli e i giovani fino all'università imparano a lavorare, quindi sta già dentro questo fatto. E il lavoro diventa qui edificazione, capacità di costruzione, esperienza della fiducia. Quante volte, parlando della crisi finanziaria ed economica, si è parlato di mancanza di fiducia. E nella famiglia allora l'esperienza della custodia, della cura dell'io e dell'imparare la relazione nel rispetto delle due differenze costitutive che in famiglia si giocano, l'insuperabile differenza sessuale. La differenza sessuale non ha nulla a che fare con la diversità, bisognerebbe mettere i puntini sugli i sulla differenza tra diversità e differenza, ma comunque. E poi custodisce la differenza tra le generazioni, e quindi uno impara le relazioni, impara che cos'è l'amore già a partire dall'evidenza della dimensione spirituale costitutiva del suo corpo. Il mio corpo è nello stesso tempo l'unico corpo spirituale e personale, quella che taluni studiosi chiamano l'autoevidenza dell'eros, cioè l'apertura all'altro, all'amore, è addirittura percepibile in maniera evidente, senza bisogno di ragionamenti. Quindi la famiglia in senso sostanziale, come unità di differenza sessuale, di apertura all'altro, quindi di base per l'amore, e siccome siamo situati in un corpo di una fecondità che ha a che fare con la vita, io chiamo l'intreccio di questi tre fattori mistero nuziale, è realmente il punto sorgivo da cui non possiamo non partire se vogliamo guardare la fine di questo tunnel di travaglio e di crisi che sta caratterizzando il nuovo millennio. Voglio far notare che tutto questo ha un grande peso non solo a livello ecclesiale, dove la famiglia è custodita dal sacramento istituito da Gesù e proposto in continuazione dalla Chiesa a tutti i battezzati, ed è custodita in queste tre dimensioni che ho appena richiamato, ma ciò che mi ha veramente positivamente sorpreso, e per cui sono grato anche a voi che fate eco a queste cose, è la valenza civile che l'avvenimento ha assunto. E questo è un segno, secondo me, della grande apertura della società plurale di Milano, è un segno che una società plurale non è un'obiezione alla verità. Se tutti i soggetti che la abitano sono disposti a una narrazione reciproca, a lasciarsi narrare in vista di un riconoscimento comune, e questo è un segno bellissimo per la città di mezzo, per Milano. Le 4A del rating del professor Campiglio mi trovano perfettamente consenziente, ed è, come si diceva anche di recente, la base di una speranza affidabile per il nostro presente e il nostro futuro. Usciremo sicuramente da questa fase difficile. E qui aggiungo un ulteriore elemento e poi chiudo.
il travaglio, la crisi, forse sono stati il secondo fattore che ha imposto la famiglia oggettiva all'attenzione e al dialogo di tutti. Quando dico famiglia oggettiva non intendo discutere tutte le problematiche di cui in una società plurale si deve ovviamente parlare, sulle quali si deve confrontare, ma insomma bisognava che la famiglia, così come pur nelle varianti, nelle variazioni culturali, così come nucleo fondamentale, per usare l'espressione di Lévi-Strauss, nucleo fondamentale che è costitutivo di ogni tipo di società come unione stabile, aperta alla vita di un uomo o di una donna, bisognava che questo fosse rimesso al centro, che ricevesse tutto il peso di cui ha bisogno, che effettivamente possiede. Quando questo peso è chiaro, si può discutere di tutto, si può parlare anche di tutti gli altri fattori che si collegano a questo centrale. Ecco, io dico che forse la crisi ci ha portati tutti a ritornare ai fondamentali, come quando si comincia a giocare bene al calcio, bisogna parlare ai fondamentali. Stiamo tornando ai fondamentali e questo è un segno grande di speranza affidabile. Il convegno avrà da questo punto di vista, ma anche l'incontro e soprattutto la straordinaria presenza del Santo Padre, non cesso di ripetere che 3 giorni per una visita in Italia sono realmente una scelta personale straordinaria, diretta del Papa, voglio dire, mostrerà come si può uscire dal tunnel. Si può uscire guardando ai luoghi vivi, come dicono gli economisti, alle best practices, che sono già in atto nelle nostre realtà, perché i luoghi vivi contagiano. Ci sono straordinarie esperienze di famiglie, si sta in un qualche senso rigenerando la famiglia larga nelle nostre società, non si abita più tutti insieme dentro la corte contadina con un reggitore unico, però i nonni tendono a star vicino ai nipoti, ai figli e si ritrovano ancora una volta alla settimana a mangiare, cioè ripartono queste relazioni costitutive, ma anche nelle politiche di conciliazione famiglia e lavoro ho avuto modo di leggere di taluni casi, di taluni esempi molto belli già esistenti in Italia. Ecco, bisogna narrare, ecco il compito di chi fa la cronaca di un'attualità che non è quel che è capitato ieri, ma è quel che capita nella vita degli uomini e delle donne di tutti i giorni. Il compito vostro è di far conoscere queste realtà, ce ne sono, fatele parlare. Descrivetele in questo tempo, vinciamo un po' il rischio intellettualistico di noi europei un po' impagliati, dobbiamo sempre fare teorie di tutto, raccontiamo, narriamo, mostriamo ciò che c'è e questo sarà la via e la strada di una speranza affidabile che già ci lascia vedere l'uscita dal tunnel. Secondo me l'evento del 7° incontro mondiale è una profezia di questa uscita. Per questo sono grato agli organizzatori anche alla scelta che è stata oggi ribadita che non ci sono iscrizioni alla festa della famiglia, al convegno sì perché altrimenti esplode tutto, ma alla festa della famiglia e soprattutto la grande messa col Papa. Uno può decidere anche al mattino alle 7 di arrivare per la messa alle 10. E se arriverà in ritardo, peggio per lui, insomma, ecco. Però per dire lo può fare, non è che ci sia bisogno di tutte queste, cioè c'era una prima fase, era doveroso fare questo perché bisognava capire i trasporti, tante cose di cui ringraziamo tutti i tavoli di lavoro, eccetera, ma adesso realmente vorremmo che questa possibilità fosse data a tutti i milanesi in maniera particolare, a tutti gli ambrosiani, che ognuno si sentisse a casa sua, perché questo risponde al senso della Chiesa. La Chiesa è una proposta alla libertà di ogni uomo e noi vorremmo che questo fosse evidente. Grazie.